Consigliere provinciale Loredana Crosato, delegata dal presidente Stefano Marcon e anche assessore al comune di Roncade, assessore allo sport e all'attività del volontariato, alle manifestazioni fieristiche e alle attività produttive, industria, agricoltura e commercio. Allora, intanto grazie al presidente Antonio Ongaro per questo invito. Io sono qui in rappresentanza del presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, che mi ha delegato. Sono veramente contenta di essere intervenuta in questo contesto. Non conoscevo, lo dico con molta sincerità, questa associazione Retina Veneto, ma vedo la caparbietà del presidente e la caparbietà anche dei soci e dei volontari per ottenere dei risultati. Credo che ci sia una sinergia bellissima tra le istituzioni, l'ASL di competenza, in questo caso l'ospedale di Campo San Piero, che dà il supporto e per il quale questa associazione ci mette tutto questo impegno, l'attività dei soci, dei volontari dà dei risultati che vanno al di là delle semplici aspettative che uno si profila. Qui si mettono degli obiettivi e gli obiettivi si raggiungono, quindi devo fare i miei personali complimenti, ma porto proprio i complimenti della provincia di cui oggi rappresento. E oltre a questo ho visto anche dei soci, ma anche gli stessi amministratori, diciamo, di questa associazione, che si danno da fare. Ho visto prima una rappresentante che ha partecipato anche nel mondo dello sport, la signora Pierina, e questo dà la visibilità di quello che si vuole ottenere come risultato. Una persona che non vede e che si occupa del mondo dell'atletica con il lancio. E qui abbiamo già detto tutto, cioè non serve neanche entrare nella specificità. Io credo che l'impulso, la volontà delle persone vada oltre ogni aspettativa. Quindi faccio i miei più grandissimi complimenti a questa associazione, di cui adesso io mi iscrivo e diventerò anche socio, per sostenere questa bellissima realtà che si propone questi obiettivi e che li ottiene. Quindi complimenti a tutta questa organizzazione, ai soci, ai volontari, a chi sostiene. Il mondo del volontariato a volte va al di là di tutto quello che si può pensare, quindi ancora complimenti a questa associazione.